Il Lago Senizio a San Demetrio nei Vestini sarà il palcoscenico naturale del Colore del Pane, Storie di Migrazioni, il nuovo spettacolo di teatro cinematografico firmato Arti e Spettacolo. Il prossimo 6 agosto alle 21, con replica il 7 agosto alla stessa ora, il Colore del Pane coinvolgerà circa 100 abitanti del territorio in cui Arti e Spettacolo conduce il proprio lavoro sull'inclusione sociale attraverso la cultura dello spettacolo dal vivo. Abbiamo un progetto che si chiama Paesaggi Straordinari, cioè vogliamo ogni anno mettere in luce un luogo poco conosciuto, magari anche sia dagli abitanti di luoghi abruzzesi che non cittadini italiani. Cerchiamo di costruire un evento che abbia un senso per attrarre del turismo, dei visitatori, come dire, mossi da bisogni anche culturali. I nostri spettacoli spesso hanno uno sfondo sociale, affrontano problemi che riguardano la società contemporanea. Quest'anno, avendo l'acqua, l'abbiamo dedicato al pane e alle storie delle migrazioni, cioè non vuol dire parlare dei fatti di cronaca attuale, ma vuol dire soltanto riaffrontare questo problema ricostruendo tutte le vecchie storie, i vecchi percorsi dei migranti. E accanto agli abitanti ci sono gli artisti, musicisti, cantanti, attori e danzatori. Lo spettacolo vede la regia di Giancarlo Gentilucci e racconta della storia dell'uomo che è fatta di continue migrazioni e offre anche materiale e spunti di riflessione per costruire un nuovo pensiero sul tema della migrazione. I testi del Colore del Pane sono firmati da Roberto Capezzali, le musiche sono di Doriana Legge, le coreografie di Romina Masi, video e light design di Daniela Vespa, l'organizzazione di Tiziana Irti con le fotografie di Paolo Porto. Lo spettacolo durerà circa un'ora e offre anche la possibilità per i turisti di godere di un fine settimana nella valle del Medio Terno Aquilano. Sono diverse infatti le convenzioni che sono state firmate. Ci sono intanto non solo figuranti, ma ci sono circa 20 performer coinvolti. Non si capirà chi sono i performer e chi sono i figuranti perché è costruito, io provocatoriamente l'ho chiamato teatro cinematografico, perché lo spettacolo ha i tempi del cinema, degli esterni di cinema, ma è costruito con una logica teatrale ma poco teatrale in questo luogo che accoglierà questo allestimento proprio specifico per il luogo.